Ciao, in questo video introduttivo parleremo di Raspberry e di Codesys. Ho preparato collegato un Raspberry, 4 pulsanti e 4 LED, 4 ingressi e 4 uscite. Questo è il pannello sinottico che viene visualizzato attraverso il web server all'interno del Raspberry, all'indirizzo del Raspberry sulla porta 8080. Questo è il mio primo LED che lampeggia. Questi quattro sono gli stati degli ingressi. Infatti, se premo il primo pulsante si accende il primo input, si spegne l'uscita perché è programmata così nel PLC. Adesso lo vedremo. Secondo ingresso fa andare sulla seconda uscita, terzo ingresso la terza uscita, quarto ingresso la quarta uscita. L'enable qui disabilita solo le uscite, infatti se premo i pulsanti vedo lo stato degli ingressi e le uscite non vanno alte, se rimetto l'enable l'uscita va alta. Il Codesys, facciamo una breve introduzione veloce, è un ambiente di sviluppo integrato, cosiddetto IDE, della programmazione di controllori secondo lo standard industriale internazionale IEC 61131-3. È sviluppato da un'industria tedesca, si chiama 3S Smart Software Solution, con sede a Kempten. Sono disponibili 5 linguaggi di programmazione: la lista istruzioni, il testo strutturato, il ladder, i blocchi funzione ed SFC. Vediamo le cose più salienti. Gli I/O collegati tramite bus possono essere gestiti da Raspberry, quindi sia Ethernet che i quadro C, SPI e OneWire. Si può installare anche come soft PLC, sia sotto Windows che sotto Linux, che trasforma il PC in un PC industriale. Questo per diversi produttori come JanzTech, Wago, Siemens, Phoenix, eccetera. Nel Raspberry, ve lo dice, non è garantito la caratteristica di hard real time, quindi il real time non è garantito perché la scansione a quanto pare non è real time. Questo solo su Raspberry, che è quello che stiamo vedendo noi adesso. Il Codesys utilizza tutti i bus di campo più comuni: Profibus, CANopen, EtherCAT, Profinet, Ethernet, IP e anche protocolli specifici come Bucknet, KNX ed anche altre tecnologie come MQTT, HTTPS, collegamento ad AWS di Amazon e Azure di Microsoft. È integrato i sistemi di sicurezza SIL 2 e SIL 3, chiaramente usandolo con gli opportuni hardware collegati. Può diventare server di automazione ed altro ancora. La pagina italiana di Codesys è più rivolta ai corsi, perché poi i vari link portano sul sito tedesco. Qui dice che Codesys è il software leader per l'automazione, conforme allo standard IEC, indipendente dall'hardware. Questa è una cosa importante per i sistemi di controllo. Esistono comunque delle licenze, questa è una pagina tradotta con Google Translator. Il sistema di sviluppo Codesys può essere utilizzato gratuitamente. Non è previsto alcun costo di licenza per utenti finali. Prima dell'installazione è necessario accettare il contratto di licenza con l'utente finale. Le licenze servono per il runtime, infatti ci sono le licenze workstation, le licenze di rete. Esiste uno store specifico per le licenze, che è questo, storecodesys.com. Qui ci sono le varie licenze che si usano solo in determinati casi, non sempre serve la licenza. Quella di Raspberry, che è questa, che costa 55 €. Quindi se dobbiamo utilizzare il Raspberry come PLC, dobbiamo per forza acquistare la licenza. Lo puoi usare per 2 ore senza limitazioni, dopodiché devi spegnere e riaccendere il Raspberry. Non c'è più verso di far nulla perché in pratica non comunica più. Qui mi sono dimenticato di dirlo, ho messo la visualizzazione del tempo trascorso, che è questo qui che vedi, è 1 secondo e mezzo. Quando arriva 1 secondo e mezzo si accende il LED. La visualizzazione è ritardata di, mi sembra, di 100 millisecondi, che si può determinare nel programma. Adesso andiamo a vedere. Prima guardiamo l'hardware. Questo qui è il mio connettore del Raspberry. Questi come sono i pin GPIO del Raspberry. L'ingresso può essere connesso tramite resistenza 50K internamente, sia pull up che pull down via software. Nel nostro caso non abbiamo la possibilità di farlo noi. L'ingresso è protetto da due diodi e l'uscita butta fuori un 3,3 volt, che usiamo per comandare un LED ad alta efficienza con una resistenza da 1-2 kΩ circa. Ci sono 5 uscite che sono queste qui, il GPIO 23, 24, 25, 27, questo qui dove ho messo out. Il GPIO 4
devi tirare a down, hai fatto una D, c'è il pull up probabilmente interno. Io ho messo comunque una resistenza esterna disegnata qui. Nella breadboard non ho messo nulla, infatti probabilmente c'è il pull up interno. Stesso discorso per i pull down che sono sugli altri. Ho scritto U, vuol dire che bisogna tirarlo up per accenderlo. Sono gli altri input dal 17 al 22, 17, 18 e 22. Hanno questo schema qui. Nella breadboard ho messo solo un interruttore che va a più 3 perché questa resistenza è interna, pull down. Andiamo al programma che è questo. Nel prossimo video ti farò vedere come scaricarlo, installarlo e installare il sistema operativo nel Raspberry. C'è tutta una procedura da fare. Questo è il mio pannellino sinottico che ho disegnato e questo è il programma. I quattro ingressi, le quattro uscite, l'interruttore di abilitazione, questo qui, che interrompe le quattro righe, l'ingresso 1 a due timer on off. Se andiamo online possiamo vederlo in tempo reale. Facciamo login, chiede l'utente la password per la sicurezza, primo login. Qui vediamo in tempo reale la simulazione, in tempo reale cosa avviene nel PLC, qui le variabili che vanno true o false. Se io vado sul Raspberry a premere un pulsante, siccome è al contrario, come ti ho fatto vedere nell'hardware, si apre e interrompe l'uscita. Se premo il 2 va su l'uscita 2, il 3 3 e il 4 va 4. Lo possiamo vedere anche qui in visualizzazione in tempo reale come hai visto precedentemente nella pagina HTML. La pagina HTML può essere vista anche sul cellulare. Adesso il Raspberry è collegato sulla rete wireless, ha due reti, infatti una è la LAN e una la rete wireless. Quando è online diventa tutto verde qui sulla sinistra. Per uscire dall'online faccio un logout. Se clicco sulle mie spie vedo la variabile che c'è collegata. Su questa le ho dovuto mettere un NOT perché funziona al contrario rispetto alle altre. Qui cliccando due volte si va a scegliere la variabile che è stata usata di là. Adesso ti sto facendo vedere a grandi linee, poi nei dettagli lo vedremo in un altro video. Questo video lo chiudiamo così, non perdere il prossimo che ti farò vedere l'installazione del Codesys e del sistema operativo in Raspberry e come caricare la prima volta il Codesys, diciamo, all'interno del Raspberry. Spero che questo video ti sia stato utile. Non mancare al prossimo. Ciao!